Attacco inarrestabile. Difesa impenetrabile. È il grande Torino di Valentino Mazzola e Rigamonti, di Gabetto e Bacigalupo, di Ossola e Maroso. Ragazzi comuni che in campo si battono come eroi, ma fuori non smettono di sorridere. Sono loro il simbolo dell'Italia che si risolleva nel dopoguerra. Vincono, sempre, e collezionano record. La loro supremazia sembra non avere rivali. Fino a quella maledetta primavera del 1949. Sono le 17 del 4 maggio. Di ritorno da Lisbona, la squadra sorvola Torino. All'aeroporto, la moglie di Franco Ossola, incinta, aspetta l'attaccante insieme alla moglie del giornalista Casalbore. Quel giorno mi ha telefonato, mi ha detto: se lei va, so che va sempre, verrei anch'io con la mia bambina. Dico: va bene. Dice: allora passo a prendere con la macchina del Tutto Sport. Ma il tempo è pessimo, la nebbia fittissima. Atterrare è impossibile. Bisogna cambiare rotta. Hanno detto che atterrano a Milano perché qui è troppo brutto. Il comandante punta verso il colle di Superga, ma vola basso, troppo basso. Ho sentito un rombo tremendo, seguito subito da un altro, perché il primo era quando l'aereo ha picchiato con l'ala nell'angolo del muro, il secondo quando è esploso. Il dispaccio è terribile. Giocatori, giornalisti, equipaggio. Dei 31 passeggeri non si è salvato nessuno. Senta, Lorenzo. Mazzola, Bacigalupo, Aldo e Dino Ballarin, Buongiorni, Castigliano, Fadini, Gabetto, Grava, Creza, Loic, Maroso, Martelli, Menti, Operto, Ossola, Rigamonti, Superi. La notizia attraversa l'Italia. Nelle quattro partite che restano in campionato, il Torino schiera la primavera e lo stesso fanno i suoi avversari. Alla fine è scudetto, il sesto di fila, l'ultimo trionfo del grande Torino. Forse. Perché se è vero che sognare non costa niente, è bello credere che i moschettieri Granata abbiano continuato a vincere anche lassù, tra le nuvole, giocando e segnando ancora.